Nei giorni scorsi Lauria ha avuto davvero un grande privilegio grazie all'impegno delle Suore Vincenziane di Lauria, una istituzione per la città di Lauria, ma non solo, per l'intero territorio, che nel corso dei decenni ha apprezzato un impegno silenzioso, un impegno quotidiano, un impegno sempre composto ma allo stesso tempo tanto importante per per le comunità e per le famiglie. Siamo in compagnia della superiora dell'ordine delle Suore di San Vincenzo, Suor Maria Palma, che è stata protagonista di questa bellissima iniziativa. Come è nata quest'idea, superiora? Allora, voglio innanzitutto dire che l'idea nasce da parte di alcuni sacerdoti vincenziani, nostri confratelli, capeggiati da padre Valerio di Trapani, il quale in occasione del 190° delle apparizioni della Madonna a Parigi ha pensato bene, dico io, sicuramente ispirato dallo Spirito Santo, di fare in modo che questa Madonna diventasse pellegrina in Italia, ma perché no, chissà, forse anche nel mondo. E l'ha fatto perché ogni qualvolta la Madonna viene a visitare gli uomini, è necessario che poi queste persone diano una risposta, altrimenti finisce tutto lì, si tratta solo di un momento di euforia e basta. Invece è giusto che questo 190° anniversario venisse sottolineato con qualche idea bella, un'iniziativa che, come vede, trova risposte e trova rispondenza anche in tante parrocchie. E quindi questi sacerdoti hanno voluto che questa Madonna facesse quella che è la sua missione principale, che è quella di andare a visitare le persone, soprattutto quelle che stanno in difficoltà, le persone fragili. In realtà Maria ha sempre svolto questa missione fin dagli inizi di tutto il cristianesimo, cioè il momento in cui ha ricevuto da parte dell'angelo l'annunzio del concepimento di Gesù, è partita per andare da Santa Elisabetta e ha portato subito la gioia, la bellezza, l'esultanza in Giovanni Battista e nella cugina, ed è stata poi, diciamo, partecipe del momento di dolore che è il parto e anche della gioia di una nascita. E a me piace anche pensare, questa è un'idea personale, che forse la Madonna in qualsiasi luogo vada sicuramente rappresenta il preludio di una nascita. Lì si trattava di una nascita di un profeta, ma io mi chiedo, forse anche in queste regioni, in questi luoghi dove la Madonna arriva, potrebbe essere un preludio di una vita nuova, una vita basata su certi valori che invece vanno man mano scomparendo. Penso che stia raggiungendo questo scopo dovunque va. Infatti i missionari che hanno fatto questa iniziativa stanno dicendo che non si aspettavano tutta questa rispondenza. Nascono iniziative belle che precedono o seguono al suo arrivo. E comunque sempre portatrice di pace, ecco, questa presenza, questa delicatezza. Ecco, superiora, rimaniamo su Lauria. Avete quindi girato un po' il paese, insomma, avete incontrato, ma lo abbiamo detto all'inizio, voi lo fate tutti i giorni, sia ad andare verso queste famiglie, ma anche queste famiglie che vengono, tra l'altro, in questo posto meraviglioso che è un po' nella memoria collettiva di tutti. Ecco, cosa avete trovato in questi 2 o 3 giorni, insomma, ecco, di permanenza della Madonna Lauria? Allora, diciamo che già qui all'inizio, proprio appena la Madonnina è arrivata, prima ancora di arrivare nel nostro convento, noi abbiamo pensato che era bene farla salutare da alcune persone che, tra virgolette, sono fragili, ma in realtà sono le persone più forti. Perché? Perché credo che proprio queste persone sappiano accoglierla bene e sappiano poi ricevere da lei quella gioia, quella tenerezza di cui tutti ovviamente abbiamo bisogno. Quindi la prima tappa è stata proprio qui. Noi veramente pensavamo solo di aprire lo sportello di questo pulmino e farli salutare, no? Fare in modo che queste persone disabili che stanno qua la salutassero. Invece no, loro si sono organizzati benissimo, alcuni giorni prima hanno preparato queste bandierine che lei può vedere qua, e poi appena l'hanno vista addirittura hanno avvisato alcuni portatori dell'unità ALSI che per ore hanno atteso l'arrivo della Madonna, perché sapevano che comunque era importante toglierla dal pulmino, ci voleva anche una certa forza fisica, e quindi hanno atteso e anche loro hanno gioito nel vedere questa statuetta che piano piano avanzava. E poi tutte le persone qui disabili si sono organizzate, hanno
hanno cantato vari canti mariani, stupendo un poco tutti quelli che stavano qui presenti, perché lo facevano veramente col cuore. E penso che certamente abbiano ricevuto a loro volta, sia loro che gli operatori, tanta serenità. Poi il sabato noi siamo andati come doveva essere, un pellegrinaggio alla rovescia, cioè anziché far sì che i fedeli andassero dalla Madonna, è la Madonna che è andata a visitare loro. E quindi siamo andati in una casa che qui chiamano la Casa del Torrente, dove ci sono altre persone anziane, anch'esse fragili. Non le dico la gioia di queste persone. Questo l'avevamo programmato e ce l'aspettavamo perché avevamo avvisato. Poi siamo andati invece all'ospedale. Sinceramente io pensavo che lì, essendo un luogo pubblico e anche a causa del Covid, era solo possibile, diciamo, una capatina e via. Invece è stato bellissimo perché gli infermieri, gli operatori, a parte il fatto che hanno fatto affacciare tutti i malati dai balconi entusiasti, poi lì per lì si sono organizzati, hanno tirato fuori una scrivania, quindi hanno improvvisato un altare e hanno tirato fuori la Madonna dal pulmino, quasi volessero veramente abbracciarla, volessero toccarla. E quindi, e questo è stato un momento bellissimo. La gente poi che passava ovviamente si è fermata, hanno recitato insieme con noi l'atto di affidamento. Ed infine siamo andati qui nella casa di riposo del Lentini. E qui alcune persone ci hanno impiegato un po' di tempo a scendere le scale perché un pochino disagiate lo sono, però sono state felicissime di vederle, magari farsi le foto accanto a lei. Insomma, è stata una presenza viva che certamente ha portato quella gioia e quella serenità che tutti pensavamo e ci aspettavamo. Ecco, Suor Maria Palma Siragusa, dobbiamo aprire assolutamente una parentesi perché sappiamo che sfondiamo una porta aperta. All'interno delle iniziative che ci sono state, nell'accoglienza, insomma, ecco, della Madonna, vi è stato un momento particolare, una rappresentazione teatrale fatta in chiesa, e già di per sé questa è un po' una notizia, no? Nel senso che non avviene spesso una cosa di questo tipo, ma al di là, insomma, della bellissima, tra l'altro, location, è stato ovviamente molto bello far recitare dei ragazzi, una rappresentazione con dei contenuti in cui viene raccontato un episodio particolare che magari adesso la superiora ci dirà. Ecco, come è nata l'idea di affiancare in qualche misura un po' questa iniziativa così importante, così anche istituzionale, perché ricordiamo c'erano molte autorità, diciamo, locali e regionali, ecco, come è venuta fuori, insomma, ecco, l'idea di costruire un percorso parallelo, forse per coinvolgere i ragazzi, forse per coinvolgere i giovani? Anche questo, diciamo che l'idea mi è venuta pregando e quindi l'ho vista un poco come un'ispirazione. Io ho pensato, sì, adesso sto invitando tante persone, quindi persone che, impegnate politicamente, persone che fanno parte di enti, non tutti sono di Lauria, i laureati conoscono tutti la medaglia miracolosa. È probabile, mi sono detta, che qualcuno verrà, assisterà anche alla messa, ma non si chiederà come mai tutto questo, perché sta avvenendo questo. E quindi ho voluto, diciamo, rievocare l'episodio che è l'origine, perché se non ci fossero state le apparizioni del 1830 a Parigi, non ci sarebbe stata nemmeno la Madonna Pellegrina né la Medaglia Miracolosa. E quindi mi sono detto, se c'è una sola persona che non sa questa storia, verrà, ma non ne ricaverà granché da tutto questo. E ho voluto farlo proprio per questo motivo. Ho detto, sicuramente poi le immagini rimangono sempre più impresse rispetto alle parole. Anche se immaginavo che il missionario avrebbe comunque fatto un po' di biografia di Caterina Laburé, che ha avuto le apparizioni, però una cosa è sentirle le cose, l'altra è vederle. E poi c'è stato un episodio molto bello. Nello scegliere gli attori, diciamo, di questa rappresentazione, io ho voluto che il ruolo di Caterina Laburé fosse interpretato da una bambina che purtroppo si è trovata nelle stesse condizioni di Caterina Laburé. Caterina Laburé, come sappiamo, è rimasta orfana di mamma all'età di 9 anni e nel momento in cui è accaduto questo brutto episodio, lei, anziché scoraggiarsi, è salita su una sediolina, si è abbracciata alla statuetta della Madonna e ha detto: da questo momento la mia mamma sarai tu. E la bambina che ho scelto per interpretare la parte di Caterina, purtroppo, più di un mese fa, ha perso la sua mamma. E
E io volevo che questo potesse servire a lei, ma a qualsiasi altra persona, fragile o comunque che manca di qualcosa o di un affetto o di altro, che sentisse davvero la presenza di Maria accanto a sé. Come dire, la vita ti riserva tante cose negative, nella vita si attraversano dei momenti bui, però proprio perché si attraversano questi momenti non dobbiamo mai dubitare che la mamma nostra ci sta vicina, anzi in quel momento ci tiene ancora di più a noi, ci accarezza maggiormente, ci fa sentire la sua tenerezza di madre. E quindi non so se sono riuscita in questo, ma in quella bambina c'eravamo tutti noi, ma in modo particolare lei e tutte le altre persone che magari per qualche motivo hanno sofferto in questo periodo, stanno attraversando dei momenti bui, e quindi l'umanità stessa che sta attraversando questo tunnel della pandemia. Quindi in questo momento, come nella Francia del 1830, dobbiamo avere la certezza che proprio perché stiamo soffrendo, Maria intercede per noi. Maria ci è vicina, Maria ci sostiene. Superiore, abbiamo visto l'impegno da parte dell'associazionismo mariano di Lauria. Ecco, vogliamo spendere una parola verso sicuramente il tanto impegno che c'è stato nei giorni precedenti, nell'organizzazione un po' delle iniziative, perché l'abbiamo detto, non si è trattato solo di una giornata, ma di più giorni. Infatti lei ha detto prima che io ho voluto questa cosa, certamente sì, è nata anche da me questo desiderio di avere la Madonna qua, ma non avrei assolutamente potuto realizzare niente se non avessi avuto la collaborazione sia dei rami vincenziani, ma anche di persone che simpatizzano soltanto per noi, vicini o anche collaboratrici occasionali. Sicuramente non avrei potuto fare questo, anche perché in questo momento per la nostra piccola comunità che è formata da tre suore, purtroppo sta vivendo una povertà numerica perché una di noi è andata ad assistere la mamma che non sta bene. E quindi pur sentendola vicino, comunque da soli non avremmo potuto fare chissà che. La grazia di Dio ci ha aiutato e su questo non c'è dubbio, ma sicuramente sia le persone che appartengono al gruppo dei Vincenziani, sia quelle dell'Associazione della Medaglia Miracolosa, i ragazzi dell'AGM ci sono stati vicino. Ovviamente ognuno con le proprie risorse, hanno contribuito, ecco, ognuno a modo suo, e quindi non sono stata io solo la, diciamo, la forza motrice di tutto, siamo stati tutti, la famiglia Vincenziana più le altre persone che simpatizzano per noi, e quindi il merito non è mio, è di Dio soprattutto, ma anche del fatto che abbiamo saputo collaborare tutti insieme. Superiore, all'attualità del messaggio mariano, non ci nascondiamo dietro un dito, nel senso che viviamo un periodo difficile, ma oltre la pandemia è un problema che va purtroppo molto oltre la pandemia. Ecco, la vostra presenza nei piccoli centri, così come nei grandi centri, a testimoniare questa importante figura religiosa. Ecco, rispetto anche alla sua esperienza superiore, lei vede un ritorno, un attaccamento, un nuovo attaccamento alla figura della Madonna, ai suoi insegnamenti, vede invece un raffreddamento, una difficoltà maggiore rispetto a qualche decennio fa? Ecco, qual è la sua esperienza sul campo, quotidianamente? Allora, io quando sono venuta a Lauria sono rimasta stupita per questo affetto che i laurioti riservano alla Madonna, a Gesù, quindi c'è un grande senso religioso e questo è molto bello. E penso che in questo periodo questo senso religioso sia cresciuto, e certamente sì, anche per la Madonna Pellegrina, ma proprio perché nei momenti di difficoltà si sente maggiore desiderio di andare oltre, di varcare la soglia del materiale e capire che c'è una dimensione più grande di noi. E quindi l'insegnamento che Maria vuole darci, secondo me, è questo. Sì, d'accordo, prendete tutte le misure possibili e immaginabili perché bisogna proteggersi da questa pandemia, però a un certo punto alzate gli occhi, venite ai piedi di questo altare, cioè tenete presente che la vita non si esaurisce qua, c'è qualcosa di più grande di voi, qualcosa che ha il sapore dell'eternità. E credo che questa pandemia ci ha aiutato tanto a riflettere, che noi non viviamo qua soltanto per i piaceri di ogni giorno, di una vita che poi passerà. Viviamo perché c'è un'eternità, cioè qualcosa che non finisce mai, che ci aspetta. E questa eternità ovviamente va preparata qui, operando il bene, quindi come dice il Papa Francesco, riuscendo a realizzare una chiesa in uscita,
in una chiesa che non si siede, ma che si rende conto delle necessità, come in effetti sta accadendo, e non solo qui, ma anche altrove. Tutti i nostri confratelli, le nostre consorelle stanno aiutando tante persone nel silenzio, nel nascondimento. Questo per dire, sì, c'è il male, ci sono le tenebre, ma forse proprio, non diciamo per merito, ma diciamo a causa di questo, si svegliano anche certe coscienze, si sensibilizza di più la gente, si riesce a fare più solidarietà. E penso che forse questo è un insegnamento che la Madonna ci dà. Nel momento di difficoltà della sua vita lei ha fatto così, si è mossa, è andata, si è fidata, ecco, si è fidata di Dio, perché sapeva che oltre quella sofferenza c'era Lui che la sosteneva, e c'era poi la gioia dell'eternità. Dovremmo essere capaci anche noi di fare altrettanto. Superiore, le domande sarebbero ancora tante, ma voglio dire, se Dio vuole continueremo a incontrarci, ovviamente, magari anche ad evidenziare, a valorizzare l'impegno che avete profuso, che profondete sempre, avete profuso nello specifico. Tra l'altro, diamo anche un messaggio in bottiglia: chi segue Facebook e scrive Madonna Pellegrina, Madonna Miracolosa, può trovare un reportage di tutte le tappe di questa iniziativa, troverà ovviamente anche Lauria, e quindi sarà l'occasione per approfondire questo viaggio, no? Molto bello che la Madonna ha fatto, diciamo, in questa occasione. L'ultima domanda, ma ripeto, le domande sarebbero ancora tante, una domanda non dico politicamente scorretta, però diciamo, ecco, magari una riflessione finale. La domanda è questa: che tipo di fede ha trovato Suor Maria Palma a Lauria? Nel senso, una fede legata alle immagini, legata magari al culto e basta, o invece una fede legata anche alle cose concrete, all'impegno, alle attenzioni verso chi magari è in difficoltà? L'ideale è che fossero si mettessero insieme questi due aspetti. A Lauria si sono messi insieme? Allora, le ripeto che io sono rimasta stupita, e talvolta quando alcune persone mi raccontano le loro storie, quasi diciamo in confessione, ecco, io rimango profondamente ammirata. Ammirata perché dico, io sono una religiosa e forse non riuscirei a sopportare delle vicissitudini così grandi nella vita rimanendo fedele al Signore. Invece quando mi raccontano certe storie che sanno tanto di dolore, di angoscia, e nonostante tutte queste persone in questo dolore, in questa angoscia sono rimaste ferme, allora non si tratta soltanto di devozionismo, non si tratta soltanto di forma. Si vede che questa gente nel corso degli anni, certo anche grazie ai sacerdoti, alle suore, a tutte le persone religiose che si sono alternate qua, hanno maturato una fede veramente radicata in valori veri. Quindi non è soltanto una questione di apparenza. E poi la gente è così generosa, è così pronta, disponibile a venire incontro a tutte le necessità, non nostre, ma di qualsiasi persona. Io vedo che questa solidarietà c'è. Forse il merito ancora maggiore è che avviene in maniera nascosta, avviene senza far rumore, ecco, senza essere protagonisti. A volte certe persone ci dicono, noi vi portiamo questo e voi datelo ai poveri, per dire, non vogliamo essere noi ad apparire, siate voi, anche perché il povero a volte si vergogna di apparire tale, quindi sa che venendo da noi nessuno saprà niente, però l'aiuto c'è, l'aiuto concreto c'è, e penso che in questo modo noi imitiamo la Madonna, che ha voluto darci un aiuto concreto, una medaglia, cioè qualcosa di tangibile, qualcosa che si può vedere e che è il segno concreto della sua presenza continua, perenne.